Seconda sconfitta consecutiva per la Cavese che alla penultima giornata del girone di andata incontra tra le mura amiche la squadra di mister Giacomarro. I potentini hanno avuto la meglio sulla squadra di Agovino oggi in tribuna in quanto squalificato, giocando un primo tempo a corto e capitalizzando a meglio le tre uniche occasioni da gol avute nel primo tempo, nonostante dopo un minuto si trovasse già sotto di un gol. Ma andiamo alla cronaca di una gara combattuta fino all'ultimo secondo. Al primo giro di lancette la Cavese passa subito in vantaggio. De Rosa, servito sul filo del fuorigioco da Marzullo, entra in aria e con freddezza piazza la palla alla sinistra di Patania. L'inizio è davvero pirotecnico con i meteliani e i lucani che si affrontano a viso aperto. Saltano subito infatti schemi e tattica e il Potenza si catapulta subito in avanti per rimediare al gol subito e infatti dopo 5 minuti arriva il pareggio. Manzo, oggi in non perfette condizioni fisiche, sbaglia il controllo. Ne approfitta Roberto Palumbo che dal limite supera due avversari e insacca per l'1-1. Parità ristabilita e tutto da rifare per la Cavese. I ritmi sono alti e gli Aquilotti si riportano subito in attacco guadagnando un corner al nono. Dalla bandierina De Rosa scambio con Ausiello che crossa per Suriano che di testa sfiora il palo. La partita va avanti con rapidi capovolgimenti di fronte, con le due squadre che cercano di superarsi a vicenda, ma quando tutti si aspettano il raddoppio della Cavese arriva il vantaggio per i lucani. Roberto Palumbo in becca di senso che entra in aria con un diagonale dalla sinistra deposita in rete la palla dell'1-2. La Cavese accusa il colpo e cerca di rimediare allo svantaggio. Al 31esimo ci prova Platone dal limite, l'estremo difensore devia in angolo, aiutato anche dalla traversa. I potentini ribattono colpo su colpo e al 37esimo vanno ancora in gol. Catanese scampia ancora con Roberto Palumbo che tutto solo in aria insacca per il 1-3. La squadra di Agovino sotto di due reti è frastornata e non riesce a imbastire azioni pericolose fino alla fine dei primi 45 minuti. All'inizio della seconda frazione la Cavese effettua tre sostituzioni, entrano in campo la Mura e i due nuovi acquisti Allegretta e Campanella ed è tutta un'altra musica. Al 47esimo Marzullo serve dalla bandierina per Varchetta che sotto porta di testa manca la marcatura, sulla sfera arriva Ausiello che non riesce a ribadire in rete. Passa un minuto e De Rosa crossa per Allegretta che porta vuota di testa, divora la rete che avrebbe accorciato le distanze. È un vero assedio degli Aquilotti che al 49esimo sfiorano ancora la marcatura con Allegretta, il quale servito da De Rosa non c'entra lo specchio della porta. I lucani si vedono dalle parti di schiena al 64esimo con Catanese, ma la sua conclusione è da dimenticare. Con gli innesti di inizio tempo dunque la Cavese sembra un'altra squadra, ma mister Giacomarro corre a ripari ai cambi di Agovino risponde mandando in campo a Cucù e Caraccio. Il Potenza però non riesce a contenere gli Aquilotti che continuano ad assediare l'area lucana e al 74esimo accorciano le distanze. De Rosa dà la bandierina per Campanella che di testa appoggia già in aria sui piedi della corrente Allegretta che mette alle spalle di Patania. La Cavese prende coraggio e si porta in avanti alla ricerca del pari, ma i lucani provano a spezzare il ritmo al 78esimo con Caraccio che conclude male spedendo la palla sul fondo. È sempre la Cavese però che domina tutto campo, all'83esimo guadagna una punizione calciata da De Rosa che un difensore ospite devia in angolo. Proprio sugli sviluppi di un angolo, all'85esimo, Marzullo serve Varchetta che di testa costringe Patania al più difficile intervento della gara. È un finale al cardiopalmo con gli Aquilotti tutti nella metà campo avversaria. A tempo scaduto e in pieno recupero al 93esimo è ancora Allegretta che manca l'appuntamento con il gol. Dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara mette fine all'ostilità. Il verdetto del campo dice che il Potenza è la squadra più forte e premia la formazione che si è dimostrata più attenta e brava a capitalizzare le occasioni avute. Ma la Cavese paga dazio soprattutto a causa dei primi 45 minuti di autentica follia. Allora mister, cosa vi siete detti negli spogliatoi alla fine di questa partita? I ragazzi sono molto amareggiati perché perdere in casa dopo una sconfitta di domenica scorsa dove
forse il primo tempo non abbiamo espresso il miglior calcio. Siamo stati imprecisi perché vai in vantaggio dopo 2 minuti, puoi chiudere la partita, perché abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita. Regaliamo 3 gol perché obiettivamente sono regali nostri. Poi entri nello spogliatoio, ti dai una scossa, vai in campo e il secondo tempo penso che se qualcuno ha visto il Potenza me lo viene a dire, perché penso che parlare di una squadra pericolosa sarebbe un eufemismo. Cioè dire che abbiamo avuto 14 palle gol il secondo tempo è dire tutto. Onore al portiere del Potenza, perché diciamo che quello che abbiamo detto in tribuna è stato che ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno. Nel Potenza nel primo tempo ha fatto 3 tiri, ha fatto 3 gol, la Cavese nel secondo tempo invece è riuscita a fare solo un gol nonostante. Calcisticamente si parla di indice di pericolosità. Indice di pericolosità è una squadra che fa 3 tiri, 3 gol, è più pericolosa di chi fa 20 palle gol, 2 gol. Ho regalato un tempo forse agli avversari. Abbiamo gestito male alcune situazioni. Abbiamo giocato con 2 rifinitori in campo che sono De Rosa e Marzullo. Forse abbiamo concesso troppo palleggio agli avversari. Abbiamo calcolato male alcune situazioni. Senta, questo 1-2 Andria e Potenza maturati in modo diverso, però purtroppo sono 2 sconfitte, complicano un po' la Cavese, il discorso della Cavese per quello che riguarda i playoff, ma quello che ci importa è guardare avanti. Il 4 c'è quindi questo periodo di tempo per maturare meglio qualche giocatore che deve essere recuperato. Riordinare le idee vuol dire partire da penso 10 partite giocate 4-2-3-1, rientra Platone, arrivano alcuni acquisti, fare amalgama di nuovo non è facile, e ritrovarti alla chiusura del mercato con una doppietta Andria Potenza non è proprio semplicissimo. Cioè far rientrare negli schemi della squadra Suriano, far rientrare in condizione Platone e tante altre cose non è semplice. Poi parliamo di una partita dove Manzo ha provato fino all'ultimo, ha stretto i denti e ha giocato un tempo per quello che poteva. Quindi penso che dare a dei ragazzi delle colpe, dopo che sono 15 partite che giocano 90 minuti, penso sia una cattiveria verso di loro. Un'ultima battuta, un giudizio, anche se è un po' voluto dirlo, però su Di Grezia. Oggi ci è sembrato un pochino... Parliamo di un ragazzo che è arrivato 10 giorni fa, si sta ambientando e si è trovato catapultato titolare per l'assenza di Capaldo contro un avversario di tutto rispetto, dopo che lui ha quasi 0 esperienza in Serie D. Cioè diciamo che Di Grezia l'ultima sua apparizione è stata in un 7-2 contro l'Andria. Quindi diciamo che parliamo di un ragazzo che si è trovato catapultato in un ambiente che non è quello dove era abituato a giocare, dove ci sono dei tifosi che ti pressano, uno staff che ti pressa, dei compagni che ti danno delle responsabilità e te le chiedono. Quindi parliamo di un ragazzo che va maturato, deve maturare. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, cosa troviamo da questa partita? Cosa vogliamo trarre? Cosa vediamo? Vediamo che abbiamo un'Allegretta in più che ha creato da solo 6 palle gol. Abbiamo una squadra che quando decide di giocare, quando mette voglia di giocare, penso non c'è per nessuno. Perché, vi ripeto, io non ho visto il Potenza il secondo tempo. Ho visto i miei 2 difensori centrali che giocavano ai piedi sul centrocampo, un Lamura che era un'ala giunta, Marzullo, Rinato. Quindi. Sergio Giacomarro, primo tempo della sua squadra, poi nella ripresa qualcosa non ha funzionato come avrebbe voluto, ma l'abbiamo vista come un pazzo sulla panchina. In difficoltà enorme, siamo riusciti a portare a termine il risultato perché era un peccato dopo un primo tempo del genere. Sicuramente sapevamo della forza della Cavese, una Cavese che non aveva mai perso in casa, una Cavese che ha qualità, che ha carattere, che ha personalità. Purtroppo io ero adattato in qualche ruolo come viola centrale di difesa, come acuco quinto di fascia, insomma nel calcio non si può inventare niente. Se hai la squadra che sa quello che fa, come ha fatto il primo tempo, è normale che riesci a mettere in difficoltà gli avversari. Secondo tempo abbiamo rischiato, però tutto sommato ci è andata bene. Senta, ma cosa ha provato quando dopo nemmeno un minuto era già sotto? Diciamo, ha pensato che forse probabilmente non era la giornata adatta?
No, abbiamo fatto una dormita su palla nostra, ripeto, abbiamo fatto il fuorigioco che noi non facciamo il fuorigioco, ma non esiste completamente. Meno male che si sono ripresi, cosa che non hanno fatto il secondo tempo. Il secondo tempo siamo andati in paura, non si riusciva più a salire, ci hanno preso, come si vuol dire, a pallate, però il primo tempo penso che la mia squadra ha fatto bene, con qualità, con grande determinazione, e poi i gol sono stati tutti di pregevole fattura, e questo è il merito della squadra, il merito del gruppo, il merito di tutti che ci sono stati vicini, e soprattutto auguro un buon Natale a tutti, perché oggi se hanno visto una bella partita. Cavese in calo di risultati, seconda sconfitta consecutiva, gol iniziale di Claudio De Rosa aveva un po' illuso tutti, poi invece un primo tempo quasi regalato agli avversari. Che cosa è successo? Ma è successo che appunto il primo tempo abbiamo fatto una... la prestazione non all'altezza, il secondo purtroppo ci si è messo il portiere, la palla sulla linea, eccetera. Io come qualcun altro abbiamo sbagliato qualche gol davanti alla porta, eccetera, col portiere, voglio dire. Avevi fatto una grande cosa, eri riuscito con un bel dribbling a trovarti a tu per tu col portiere. Sì, però purtroppo poi la cosa più importante è metterla dentro, non ci sono riuscito questa volta, altre volte mi è andata bene. Ma vorrei dire che al di là, voglio dire, cioè sicuramente veniamo da una serie di risultati brutti. È facile, siamo in difficoltà e siamo in difficoltà perché manca qualcuno, c'è qualche ragazzo che lo deve sostituire, manca un ragazzo, c'è un ragazzo che fino adesso con noi non ha giocato mai. Questo è un periodo dove si va in sofferenza, all'inizio è tutto bello, no? Tutto c'è l'entusiasmo, si corre a 3.000, poi dopo chi ha corso a 3.000 per tutto un periodo, poi dopo c'ha bisogno di qualcuno che gli dà una mano, eccetera, eccetera. Senti, allora, ho provato a farlo con un altro tuo collega qui alla fine della partita, vediamo il bicchiere mezzo pieno, da questa sconfitta che cosa possiamo trarre di positivo? Le negatività le abbiamo dette, insomma è inutile scendere più nel particolare. Ah, di positivo che il secondo tempo abbiamo fatto tipo penso 15 occasioni da gol, 15 almeno, e quello deve essere il nostro positivo. Il discorso che faccio è capire che tipo di squadra ci sta a cavare, dire che penalizzazione avevamo, l'abbiamo sempre detto anche quando le vincevamo quasi o tutte, però bisogna capire che squadra ce l'abbiamo, perché altrimenti io sono abituato a bene, vedi, sono venuto davanti alle telecamere quando ho fatto gol, quando abbiamo vinto, adesso sono venuto che abbiamo perso. E ho detto che mi sono proposto io di venire qua a parlare, però io le cavolate non le dico. E quindi noi dobbiamo capire, ripeto, che squadra abbiamo a Cava dei Tirreni, in che girone ci troviamo, contro chi giochiamo e dove stiamo. Ultima battuta per quel che mi riguarda, arriva adesso questo lungo stop per le festività, si riprende il 4, ecco, potrà essere utile alla squadra questo periodo di riposo per far quadrare il cerchio? Ma sarà dura sicuramente, per me, per i miei compagni, per le famiglie nostre, perché adesso queste di festività per noi c'è ben poco, perché veniamo da due sconfitte, oggi abbiamo perso in casa, non l'avevamo mai fatto, e quindi sicuramente ci darà il tempo un po' di tirare il fiato, forse c'è bisogno un po', eh? E inoltre di preparare le partite che verranno.